Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla sfida Golf Project, Paolo Battistini, Fabrizio Caldera. Ok, quindi professionista contro handicap 10,1. L'altra volta l'abbiamo beccato in una buca un po' sfortunata, ragazzi, mai visto una palla messa così male nella storia del golf. Poi la buca dopo ha fatto birdie, non ti abbiamo ripreso e vabbè ragazzi. Quindi siamo alla numero, che numero siamo Ale? Cos'è? Siamo alla 14. Buca 14. Buca 14, Bogogno, Bonora. 330 metri. Ok, una buca facile. Facile, dipende dai punti di vista. Ok, un dogleg a destra con acqua a destra, bunker, fuori campo. Ho visto prima passare anche ostacoli movibili, quindi c'è un po' di tutto. Io per giocare in sicurezza giocherò un driver. E il legno 3 no, niente, quindi driver leggero fade puntando ai bunker e facendolo aprire leggermente. Mi raccomando, non c'è il taglio, quindi se vado out ho già perso in partenza. Eccoci qua, ne ho tirate già 7 fuori limite, posso... No, scherzo ragazzi. No, è la prima. Allora, punto ai bunker, faccia leggermente aperta per un piccolo fade. Fantastica! Ragazzi, qua no, è il mio colpo, eh! Fabrizio, non ti lamentare perché qua siamo professionisti e tiriamo dritto. Ecco Fabrizio, sei pronto sul tee. C'è un simpatico lago qua che ti dà il benvenuto alla buca. Come la giochi? Allora, sono 307 metri, devo fare la gara con Battistini, quindi rischio, tiro il drive. Bravo! Sull'acqua. Grande! Grande drive, vola! Dai, il tuo colpo Fabrizio, lo sappiamo tutti, grandissimo! Grande! Nell'ansetta, mi sento già in pericolo, eh. Ci vediamo sul secondo colpo. Ecco ragazzi, la buca vista dal fairway, Fabrizio ha fatto un gran drive, ha rischiato e è stato appagato perché ha rischiato, ha tirato un bel drive sopra l'acqua. Adesso Fabrizio, quanti metri sei? 119 alla bandiera, vento favore, gioco un ferro 9. Grande! Sembra dritta, vola un po'. Ah, un peccato in banca. Bene Paolo, allora, quanti metri sei? Sono a 119 metri dall'asta. L'asta è in fondo al green, quindi non posso permettermi di fare un colpo troppo lungo perché poi dopo avrei un approccio in discesa che non è simpatico. Quindi prendo un pitch e tento di giocarla bene dritta all'asta. Dato che Fabrizio sembra in difficoltà, ma mai darlo per spacciato. Un po' a sinistra, leggero pull, ma bel rimbalzo, palla in asta, rimbalzo, dai, grazie, grande Bogogno. Fabri, bunker, uscita lunga, gioco ferro 58. Paolo, vuoi dargli un consiglio? Sì, ti sei messa meglio di quella buca di prima, quindi già sei avvantaggiato. Fabrizio, tensione da filmato e quindi un po' una mezza flappetta dal bunker, così a freddo adesso, cosa vuoi dire? Adesso un buco. Bravo, grande, oh, risposta giusta. Mi resta solo questo, con un pitch, colpo a correre. Frena. Aggressivo. Verdi, c'è una leggera pendenza da destra a sinistra. Al punto di mira, andiamo. Una mozzarella, oh. No, cortissimo, mozzarella in carrozza, proprio da paura di vincere. Attenzione perché qua non si sa quanti colpi ha Fabrizio in questa quindi buca, potrebbe imbucare e pareggiare. Esatto, vediamolo. Vai, credici, grande! Vai! Grande! E qua ragazzi, ti sei riscattato dalla buca di prima. Molto ottimo. Bene, bravo. Attenzione perché non è dato il putt di Paolo. Grazie, maledetti. Grande. Grazie. Grandissimi. Ragazzi, par, ve lo sapremo dire alla fine, andremo a controllare lo score, se abbiamo pareggiato o se ho vinto io, chi lo sa. Quindi ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Perfetto.